Belletti, CISF Family Report 2022, come nasce questo nuovo progetto? È un progetto radicalmente nuovo che si innesta su 30 anni di lavoro di ricerca con il nostro tradizionale rapporto CISF sulla famiglia, che era iniziato nel 1989 col coordinamento e la supervisione scientifica del professor Donati fino al 2020, con un modello di interdisciplinarietà, con una serie di approfondimenti sui nervi scoperti del familiare nel nostro paese. Abbiamo affrontato in tempi non sospetti la solidarietà tra le generazioni, l'identità di genere, la pluralizzazione delle forme familiari e oltre a oggi, quest'anno abbiamo deciso una radicale innovazione, abbiamo deciso di uscire ogni anno, anziché ogni 2 anni come facevamo col precedente. Con una dinamica un po' più congiunturale, quindi anche con un volume più agile, con una scrittura probabilmente un po' più accessibile, con l'obiettivo di tornare ad essere ancora un punto di riferimento nel dibattito pubblico. E visto che poi nel 2022 è come se stessimo tutti un po' rialzando la testa dopo 2 anni di pandemia, abbiamo deciso anche di concentrarlo su questo tema e poi di anno in anno, a cadenza regolare, alla fine dell'anno, ci presenteremo offrendo al dibattito pubblico un contributo su dove va la famiglia oggi, perché siamo convinti che rispondere a questa domanda significa anche rispondere a dove va l'Italia oggi. E quali sono i punti focali su cui vi siete concentrati per questo nuovo rapporto? Ma il CISF Family Report del 2022 ha affrontato, intanto abbiamo intervistato 2.227 famiglie con figli, quindi abbiamo concentrato il focus su quella che è la famiglia che genera, su quella che è la famiglia che ha compiti educativi, su quella che ha dovuto gestire pedagogicamente anche tutto il tema del lockdown, il tema della costrizione, la questione vaccini anche con i nostri figli adolescenti. Quindi uno spaccato delle famiglie che hanno il compito di rigenerare il futuro di questo paese. E soprattutto attraverso i dati e la viva voce delle famiglie abbiamo individuato almeno tre principali punti da questo spaccato. Il primo è il grande peso, crescente peso che la digitalizzazione ha avuto nel vivo della società, ma soprattutto nel vivo delle relazioni familiari. Abbiamo parlato di smart working, abbiamo parlato di didattica a distanza, ma le relazioni familiari proprio in quanto tali sono state radicalmente cambiate con una maggiore invasività, diciamo così, del digitale nella qualità delle relazioni. E questo parla di una famiglia ibridata. Lo avevamo già messo a tema nel 2017, ma questo vivere on life, lo slogan che un po' sintetizza questo concetto, ci dice che oggi non c'è più virtuale e reale, ma le persone, le famiglie, i figli con i genitori, le coppie, i figli con i loro amici vivono in questo intreccio inestricabile in cui si sta vicini a distanza e in cui si rischia, peraltro, di perdere un po' la bellezza del face to face. Quindi questa ibridazione è potenzialmente una grande risorsa, ma potrebbe anche essere un grande rischio. La seconda questione che è emersa con chiarezza è stata la dimensione economica. Forse ci siamo già dimenticati di quanto alcuni settori dell'intero paese abbiano perso ricchezza, perso capacità produttiva, soprattutto tutto il settore del turismo, tutti gli imprenditori, tutto il mondo che non era protetto da grandi schemi e i ristori sono stati molto deboli in questo. Quindi abbiamo un'eredità molto pesante dal punto di vista economico e in questo il dato forse più saliente è che sulla questione del digitale comunque non si bada a spese, cioè è come un consumo che è diventato indispensabile, forse ancora di più rispetto al consumo dei beni alimentari. E questo dice questa ibridazione che diventa un criterio di scelta delle spese molto forte. L'ultimo nodo che viene fuori come rappresentazione sintetica da tutti questi dati è l'idea che le famiglie siano state messe in disordine da quello che è successo all'esterno, cioè la situazione di incertezza, di sfiducia dentro il sociale si è scaricato sulle famiglie che sono state costrette ad adattarsi, ma molto spesso sono state destrutturate. Noi parliamo di entropia, che è una parola che è stata introdotta anche nei rapporti CISF precedenti e che dice di un disordine esterno che poi si scarica sulle relazioni familiari. Questo ci dice che
Per le famiglie vivere in un contesto instabile è complicato, la loro principale risorsa dovrà essere la capacità di adattamento, di surfare sull'onda, di stare in piedi sulla tavola su un'onda che si cambia sempre, ma anche ci dice che sostenere le relazioni familiari è una priorità della politica e della società, perché senza una famiglia coesa anche la società rischia di sfilacciarsi. E quindi su questo tema vogliamo aprire un grande dibattito a livello nazionale.